Nel caso di ormoni liposolubili, ovvero quelli steroidei, l'ormone grazie alla sua natura lipofila è in grado di penetrare nella cellula passando attraverso la membrana, e o nel citoplasma, oppure all'interno del nucleo, trovano dei loro recettori specifici ai quali si legano, e in seguito a ciò si vengono a formare un complesso ormone recettore che va a legare il DNA e in seguito a questo legame, tra complesso recettore ormone e DNA, si ha l'attivazione o l'inibizione della trascrizione di determinati geni.